comune unico tra Terranova Bracciolini e Loro Ciuffinna, una ipotesi che ha acceso il dibattito politico delle ultime ore. L'argomento è stato all'ordine del giorno del recente Consiglio Comunale di Terranova Bracciolini. Sentiamo i pareri degli esponenti di maggioranza ed opposizione. In primo luogo noi non siamo contrari al miglioramento della collaborazione e l'associazione dei servizi, però tutto deve essere fatto con una cognizione di causa piuttosto scientifica, ovvero devono essere dimostrati i vantaggi per la popolazione, altrimenti è soltanto una fusione a uno scopo non ben definito. Questo è appunto proprio l'inizio di un percorso, un atto di indirizzo che poi dà mandato al sindaco di formulare proposte concrete su questi temi che comunque ripasseranno dal Consiglio Comunale. Sullo sfondo non neghiamo che c'è comunque la possibilità di avere al termine di questo percorso una possibile fusione di comuni che comunque dovrà ripassare da un referendum e quindi vedrà come diretti interessati e decisori, in questo caso i cittadini. Quello che vogliamo dall'amministrazione è che porti dati, che porti proposte al Consiglio Comunale in maniera che possano essere vagliate, che non faccia un percorso di maggioranza, ma che questa cosa venga continuativamente vagliata da tutti gli organi istituzionali. Vi ripeto, portando dati, portando numeri, portando pareri a supporto e soprattutto dati a supporto delle scelte che verranno fatte. Questa collaborazione non nasce oggi, perché abbiamo già in essere la Protezione Civile, che ha dato risposte importanti quando abbiamo dovuto affrontare le emergenze come la neve, la tempesta di vento che purtroppo si sono verificati nel corso degli scorsi mesi. Abbiamo poi già effettuato una collaborazione sulla frazione di Malva, che era nel progetto una frazione per due, dove abbiamo fatto degli investimenti pubblici, erano attesi, e altri ne faremo. Era importante la sinergia, perché se no lo faccio io, no, lo fai te, alla fine non arriviamo purtroppo a compiere gli atti dovuti, i lavori dovuti. Invece in questo modo siamo arrivati a ottenere dei risultati importanti, altri ne implementeremo. E per quanto concerne, vorrei fare anche un chiarimento, i servizi associati con Montevarchio, quelli restano in essere, perché riteniamo che fare sinergia tra comuni sia importante e una cosa non esclude l'altra.